Bentornati a Radio Design, sempre qui Nicola Palumbo, ormai mi conoscete perché ci sono sempre. Siamo in compagnia delle Officine Creative Italiane, benvenuti. Grazie. Anzi, bentornati a questo punto perché siamo già alla seconda puntata. Oggi abbiamo un maestro della fotografia del cinema. Esattamente. Di oggi, chi stiamo parlando? Oggi di un nome importante che è Stanley Kubrick. Beh, uno che non conosce nessuno praticamente. Esattamente. Allora, cominciamo a raccontare un pochino la vita di questo fotografo e poi cineasta che ha cambiato, secondo me, poi il modo di raccontare la fotografia e l'immagine. Assolutamente. Esattamente. Allora, Stanley Kubrick, forse non tutti lo sanno, nasce proprio fotografo. Io non lo sapevo, infatti. Esatto. E che succede? Diciamo che il papà, all'età di 13 anni circa, gli regala una macchina fotografica e lui si appassiona alla fotografia. Si appassiona così tanto che comunque riesce, cioè da autodidatta comincia anche a sviluppare i suoi negativi da solo a quella tenera età. E considera che diciamo qualche anno più avanti, siamo nel 1945, quando muore il presidente Roosevelt negli Stati Uniti. E questo è un fatto, un accadimento importante per tutto il popolo statunitense, ma per Stanley Kubrick c'è una cosa in più, in quanto lui realizza una fotografia, che poi tra l'altro qui non possiamo mostrare, però è famosissima, penso che l'abbiano vista un po' tutti, dove c'è raffigurato un giornalaio disperato di fronte ai giornali che cercavano appunto la morte del presidente degli Stati Uniti. Lui c'ha questa fotografia e non sa cosa farci. Lui c'ha 17 anni, a quel punto lì la porta presso la redazione di una rivista. La rivista è l'ultima. E questa rivista praticamente nasce, ma lo assume come reporter a 17 anni. Quindi si trova praticamente adolescente ad avere già una carriera luminosa come fotografo davanti, inizia a calcare tutte le strade, insomma, d'America e non solo, anche insomma di Stati d'America, iniziando appunto a realizzare fotografie che però, essendo quindi un momento molto brillante, sia intellettuale che anche molto portato, diciamo, naturalmente, quindi inizia a intravedere tutte le possibilità che la fotografia ha. Realizza dei piccoli video che poi monterà da solo e il primo film, tra virgolette, nella sua carriera professionista. Questo cortometraggio ha il titolo Giorni del 40, perché praticamente seguiva questo pugile. A questo punto inizia veramente a migliorare i linguaggi, intravede la possibilità di realizzare altri cortometraggi e ci si un pilota, il viaggio di un aereo attraverso gli Stati Uniti, il suo primo film in realtà, molto successo, diciamo la verità, Il bacio dell'assassino, però in questo momento lui inizia, giovanissimo, stiamo parlando di circa 25 anni, inizia non solo... Già mi sto deprimendo di nuovo. Beh, i geni fanno questo effetto, però sostanzialmente lui non solo si occupa di fare il regista, quindi della regia, ma inizia... E qui inizia proprio anche a mostrare le sue problematiche, a curare anche tutti gli altri aspetti contemporaneamente, il montaggio, quindi tutti gli altri, la fotografia naturalmente, e tutti gli aspetti contemporaneamente di un film. Quindi con le sue primissime produzioni attrae inevitabilmente l'attenzione del mondo, diciamo, dell'ambiente, del cinema dell'epoca, che si trovano di fronte ad un giovanissimo sconosciuto, illustre sconosciuto, che però ha una competenza che è in grado di rivaleggiare con tutti i grandi nomi dell'epoca. Claudia ha parlato proprio adesso
dell'aspetto maniacale di Stanley Kubrick, no? Perché noi lo conosciamo tutto come un grande cineasta, però più avanti vedremo che lui è veramente, guarda, forse Pignolo è riduttivo nei suoi confronti, in quanto c'è un piccolo aneddoto che noi abbiamo trovato, quando poi si è trasferito più avanti con l'età, lui doveva fare un viaggio da solo per produrre un film, e quindi ha lasciato la moglie, che lo seguiva quasi sempre, a casa, e con il suo amato gatto, d'accordo? Considera che lui ha fatto una lista che c'aveva circa 70 piccoli capitoli, dove diceva per filo e per segno alla moglie che cosa doveva fare. Con un gatto che era il suo. Madonna, una cosa incredibile. Ma questa cosa della maniacalità la sapevo, perché mi ricordo questa scena rifatta 100 volte. Esatto, stai parlando di Eyes Wide Shut, penso, perché comunque volte. Lì e qui siamo ovviamente alla, proprio al termine della carriera, quindi è all'apice. Non è mai cambiato. Beh, lì era arrivato anche a un parossismo, sostanzialmente, senza mai dare indicazioni agli attori Nicole Kidman e Tom Cruise, ha preteso che la stessa scena venisse girata un centinaio di volte, 93 volte, senza mai dare indicazioni su che cosa stesse cercando di ottenere. Una cosa incredibile, tant'è vero che uno, forse non lo sappiamo, ma in Eyes Wide Shut doveva esserci Harvey Keitel, che ha rinunciato dopo alcune diciamo prove con Stanley Kubrick, in quanto non riusciva a sopportare questo tipo di tre anni di lavorazione in questo film, durante i quali naturalmente un professionista può anche immaginare di dedicarsi a più film, insomma. Spero che abbiano guadagnato abbastanza da questo film. Perché non troppo, perché infatti Nicole Kidman dice proprio questo, cioè abbiamo fatto questo film con Stanley Kubrick nello stesso tempo in cui potevamo farne almeno altri 3 o 4, quindi sotto il profilo economico non ci hanno avuto questo grandissimo guadagno, però hanno fatto un film con Stanley Kubrick. Stanley. Esatto, il nome praticamente aveva un tale prestigio ormai che naturalmente li ripagava in altro modo. Diciamo che all'inizio un po' di problemi ce l'ha avuto, specie negli Stati Uniti, tant'è vero che lui dopo un paio di film, citiamo ad esempio Spartacus, per esempio, arriva a Lolita, e questo film negli Stati Uniti, un po' diciamo bigotti sotto un certo punto di vista, no? C'ha una critica negativa notevolissima, no? Dovuta un po' ad alcune scene per come erano state realizzate, e quindi lui si trova un attimo in crisi e lì matura la decisione di lasciare gli Stati Uniti, perché lui nasce a New York naturalmente, di lasciare gli Stati Uniti e trasferirsi a Londra per lavorare. Sì, in effetti Lolita in particolare sembra proprio uno spartiacque nella vita di Stanley Kubrick, perché naturalmente prende questa decisione di trarre un film da un libro che è controverso. Una mentalità insomma, puritana degli Stati Uniti. E, peraltro questo per lui segna non solo il trasferimento in un altro paese, ma anche una chiusura nei confronti dell'esterno, per cui si va a ritirare letteralmente con la sua famiglia e i suoi animali dentro ad una tenuta in Gran Bretagna, e da lì non esce più, se non parla più con nessuno della sua famiglia, non rilascia interviste e si dedica al suo lavoro. Peraltro la sua filmografia ha titoli tutti famosissimi, che però non tutti incontrano il favore della critica oppure diciamo della cultura, insomma, all'interno della quale vengono proposti. Però il suo, diciamo, è comunque un astro del cinema ed ottiene risultati che sono assolutamente imbattuti, oltre che imbattibili ancora oggi. Sì, tant'è vero che questa chiusura che diceva Claudia, diciamo che lo fa dilatare un po' la sua produzione cinematografica, fino a una chiusura quasi totale, però, dopo l'uscita di Arancia Meccanica. Perché Arancia Meccanica anche in Inghilterra, diciamo, subisce delle critiche notevolissime per la violenza del film, per le scene non tagliate, e quindi lui decide comunque di andare avanti, però i suoi film, insomma, cominciano ad avere tra uno e l'altro
un distacco di diversi anni, quindi passiamo da un film ogni 2-3 anni a un film ogni 6-7 anni, fino ad arrivare praticamente all'ultimo distacco, che sono 12 anni con l'ultimo film. Ma naturalmente tra un film e l'altro si dedica allo studio giorno e notte di quello che naturalmente andrà a realizzare, quindi ecco, non si ferma, una mente che non si ferma mai, assolutamente. Sì, volevo fare un salto indietro e passare e parlare un attimino di tecniche cinematografiche e fotografiche all'interno di questo, perché Stanley Kubrick curava moltissimo questo aspetto, come ha detto Claudia prima, lui non solo curava la regia del film, ma era anche, diciamo, il direttore della fotografia del film, che è una cosa abbastanza rara nel mondo della cinematografia. Proprio per questo, per fare un esempio importante, in un film come Barry Lyndon, film che ha vinto un Oscar, appunto, sì, ma nello specifico sì, uno per la fotografia proprio, lui realizza questo film completamente a luce di candela, d'accordo, per l'interno. In fotografia, per chi fa fotografia, e noi appunto parliamo lo anche sa di questo, fare già una foto a lume di candela è una cosa molto difficile. Considerate le cineprese dell'epoca, che quindi avevano delle particolarità che erano diverse magari dalle nostre macchine digitali e quindi super sofisticate. Esatto. E lui che cosa fa? Ha un'idea grandissima. Nel senso, la Zeiss, che è una famosa casa ottica che produce obiettivi per praticamente tantissime macchine fotografiche, obiettivi anche di qualità, aveva prodotto 4 esemplari di un obiettivo che aveva un'apertura di f0.7. Adesso, per chi non è, diciamo, dentro la fotografia, diciamo che l'occhio umano vede abbastanza bene e ha un'apertura, diciamo, di circa 1.4. Ok, quindi 0.7 vuol dire che vedeva l'incirca il doppio del doppio rispetto all'occhio umano. Ok, quindi poteva registrare anche a notte. Tu considera che queste ottiche erano state fatte su commissione della NASA, perché dovevano fare il viaggio sulla Luna, e quindi sostanzialmente queste ottiche servivano nel momento in cui, nella parte nascosta dal Sole, chiaramente non c'era illuminazione. Lui riesce ad acquistarne 2 e a modificare le macchine da presa per montare queste ottiche sopra. Ora, sembrerà una cosa semplice, però tu considera un aspetto tecnico, e questo così spieghiamo anche agli ascoltatori come funziona un minimo la fotografia, che poi dopo riprenderemo magari quando faremo le pillole di fotografia. Ciao. E, con un'apertura di diaframma così grande, è vero che si illumina tantissimo la scena, però che cosa succede? Succede che la profondità di campo, cioè la parte di spazio che la lente riesce a mettere a fuoco, è veramente piccolissima. Cioè, se noi prendiamo uno spillo, la punta dello spillo è a fuoco e la testa dello spillo è fuori fuoco. D'accordo? Quindi che cosa succede? Tu immagina delle riprese cinematografiche, e quindi nello spazio loro dovevano mettere a fuoco un personaggio, appunto Nicola in questo caso, e poi dovevano passare praticamente il fuoco su Claudia che sta accanto a me. Questo spazio non veniva coperto dalla messa a fuoco che c'era per quell'obiettivo. E quindi succedeva che loro avevano una telecamera laterale che gli calcolava questa distanza, e loro in sede di prove avevano messo delle tacche sulla messa a fuoco, e quindi calcolando la distanza su quella laterale spostavano la tacca per mettere a fuoco Claudia. Insomma, per girare questo film che hanno messo degli anni, però certo, ha vinto un Oscar per la fotografia, e penso che sia una cosa inarrivabile. Perché nessuno al mondo, nella storia né della fotografia né del cinema, può vantare risultati di questo tipo. Io sapevo questa storia, ma invece sapevo che queste lenti fossero state usate per 2000. Per no. Barry Lyndon, che è un'informazione sbagliata. Sì, non lo so, può darsi che abbia utilizzato anche delle lenti naturalmente particolari per 2001 di Stanley Kubrick, ma non queste che sono state proprio prese specificamente per quest'uso a lume di candela. Peraltro questo film, che segna anche questo
però una tappa molto importante nella carriera, insomma, di Stanley Kubrick. È un film particolarissimo. Per tornare alle nostre intersezioni tra la fotografia, in questo caso ovviamente il cinema, ma anche le altre arti, Barry Lyndon è un film coltissimo, coltissimo. Una delle particolarità è che è ambientato nel Settecento, come dicevamo, quindi il discorso di non usare luce artificiale era per ricreare un'ambientazione che fosse plausibile, ma tutto quello che appare in ciascuna delle scene del film in realtà è una ricostruzione assolutamente filologica di tutto: costumi, colori, colori dei paesaggi, non lo so, oggetti di scena, ma anche le posture, proprio le posizioni, le posture assunte dai personaggi, sono tutte ricostruite sull'arte pittorica del Settecento. Per cui sostanzialmente Stanley Kubrick aveva accumulato un archivio sterminato di decine di migliaia di riproduzioni di opere d'arte del Settecento. E questo film in realtà è più che un film vero e proprio con un'azione che si svolge, che poi viene montata in scena, è una serie di tableau vivant, perché è la riproduzione ogni scena di qualche quadro e i personaggi sono posti sulla scena nel, diciamo, proprio posizione, gestualità che riproduce dei quadri molto famosi. Uno per tutti, adesso di Hogarth, per esempio, Matrimonio alla moda, perché che è un quadro molto famoso del Settecento in cui vi è un nobiluomo decaduto costretto a sposare una ricca borghese rimasta vedova, ed è questa esattamente la storia che viene raccontata in Barry Lyndon, e lui naturalmente riproduce quella posizione di abbandono del protagonista del quadro allo stessissimo modo all'interno del film. E quindi se pensiamo a come Stanley Kubrick girava queste scene, praticamente gli andava a chiedere anche il produttore: ma noi domani cosa dobbiamo fare? Non lo so, tira fuori questi 5.000 quadri e poi vediamo di produrre la scena di iniziare a produrre la scena di domani. Chiaramente lui le studiava tutte e tutti i colori, ce l'aveva anche tutta in testa, ma anche i colori, voglio dire, delle scene di paesaggio non sono basati sulle cromie del paesaggio naturale, ma sempre dei paesaggi, dei quadri, per esempio. Quindi, come direttore della fotografia, era particolarmente esigente. Possiamo immaginare, le difficoltà di lavorare su questo personaggio, Kubrick. Ma anche particolarmente bravo, diciamo, perché comunque padroneggiare la tecnica fotografica fino a quel punto non è facilissimo, guarda, te lo dicono due fotografi. Comunque, per parlare di intersezioni, mi fa piacere che Claudio ha parlato appunto dell'arte, della pittura. Io vorrei parlare un secondo della musica. Perché? Perché praticamente in un altro grande capolavoro di Stanley Kubrick, che è il tuo, quello che hai citato prima, 2001, Odissea nello spazio, che è praticamente una pietra miliare del cinema. Stop! Basta così, l'abbiamo visto quanto? 10-15 volte, io 4-5. Come dice Martin Scorsese, l'ha visto dissezionato centinaia di volte, ma ogni volta vede dettagli nuovi. E proprio per quel film, lui non solo curava l'aspetto fotografico, di montaggio, regia, eccetera, eccetera, ha avuto il primo approccio, perché fino all'epoca, nel cinema si usava tantissimo, con la musica all'interno dei film. Ma non per in certo qual modo dare un sottofondo musicale alle immagini, ma per trasmettere una sensazione a chi guardava il suo film. È proprio per questo che lui, nelle sue ricerche, riesce a trovare Ligeti, che è un compositore cecoslovacco, e praticamente che cosa fa? Gli piace tanto la sua musica, gli piace tanto l'atmosfera che riesce a trasmettere questa musica, che in un certo qual modo lui la inserisce nel film 2001, Odissea nello spazio, in vari spezzoni, che sono poi quelli che sono rimasti più famosi perché coinvolgevano tantissimo anche lo spettatore. Succede però che Ligeti, anche lui personaggio molto schivo, non gli dà, prima dell'uscita del film, l'autorizzazione ad utilizzare la sua musica. Ma Stanley Kubrick la utilizza e quindi sostanzialmente va a viola delle leggi del copyright, che poi gli faranno avere un processo che comunque sia poi hanno sistemato con insomma, una
situazione economica, ovviamente, successivamente. Però questo è per dirti quanto per lui era interessante la musica, perché lui poteva scegliere qualcun altro che magari gli realizzava quel tipo di sensazione sonora, però lui ormai era fissato per quel tipo di musica e quindi andava avanti così anche senza dare l'autorizzazione. Peraltro aveva già commissionato la composizione delle musiche originali ad un altro compositore e senza proprio fare impiega ha deciso all'ultimo di ignorare completamente tutto il lavoro svolto appositamente per quel momento di stare nello spazio da quest'altro compositore e di usare la musica di Ligeti. Lo stava rosicando tantissimo, penso. Non credo che l'abbia presa benissimo, ma neanche Ligeti l'ha presa benissimo, perché comunque è riuscito a scontentare due persone, ma poi da questa vicenda è nata una collaborazione comunque con Ligeti successiva anche per gli altri film. È una cosa molto interessante in realtà l'uso che fa della musica il nostro regista di oggi, perché per la prima volta sostanzialmente la musica entra a far parte di una cosiddetta architettura circolare sostanzialmente, sia del film che poi della composizione musicale. In realtà Stanley Kubrick trova in Ligeti il suo alter ego nel mondo della musica. Ligeti era svincolato dal mondo del cinema, quindi era un compositore d'avanguardia che assolutamente era, diciamo, attivo nel mondo musicale, ma indipendentemente dal cinema. Però Stanley Kubrick identifica appunto in lui una costruzione, diciamo un impianto della composizione che riesce a applicare tranquillamente anche al suo cinema. E quindi ogni scena in realtà si avvale della musica, e la musica di Ligeti non ha pause particolari, non si sentono nelle pause, in un ritmo scandito, e quindi crea, come nel 2001 di Stanley Spazio, una sensazione di continuità anche, no, delle scene, quasi il sogno, il viaggio, e quindi si integrano perfettamente l'una con l'altra. E non solo, ma c'è un uso, come diceva appunto lui, che è molto sottile anche della psicologia, che a volte è quasi neanche colta appieno dallo spettatore. Per esempio, per fare un altro esempio, anche in Shining utilizza le musiche di Ligeti in modo meno pervasivo rispetto a 2001 di Stanley Spazio, però ci sono delle scene, per esempio quelle della percezione attraverso lo Shining, che utilizzano sempre spezzoni di una certa parte di una composizione, che quindi vanno a provocare delle emozioni distinte rispetto alle altre scene, che lo spettatore poi comunque percepisce anche a livello inconsapevole. Infatti Stanley Kubrick dice proprio questo: il cinema in realtà funziona più, cioè almeno il suo cinema, scusami, rettifico, quindi i suoi film funzionano più come la musica e la pittura che non come una descrizione, diciamo, di un'azione in corso. In Shining, come diceva Claudia, è questo che viene portato ai massimi livelli, perché non è solo una questione di musica, no, che ti dà un certo... L'impianto proprio del film Shining è basato, diciamo, sul labirinto sostanzialmente. Cioè, se qualcuno lo va ad analizzare bene questo film, scopre che il labirinto è la parte centrale del film. Ma non è solo la parte centrale, perché poi tutto si dipana da lì. Però se tu lo vai veramente a guardare diverse volte, scopri che lui utilizza diversi meccanismi, non sono sonori ma anche visivi, per portare lo spettatore in una dimensione diversa da quella a cui è abituato. Un esempio su tutti è quello della famosa composizione centrale, no? Composizione fotografica centrale, cosa che in fotografia, diciamo, a meno che uno utilizza formati di fotografia particolari tipo formato quadrato, per intenderci, la fotografia tradizionale ha un formato per mezzi, sia quella a 35 mm a pellicola che la digitale. Il formato quadrato in un certo qual modo ti dà già un senso di simmetricità, no, rispetto all'immagine. Lui, ben formato per un ambito del cinema, utilizza la composizione centrale per creare psicologicamente e al cervello in maniera subliminale un approccio, diciamo, di paura, di sensazione strana, di qualcosa, sì, di inquietudine, bravissima, di qualcosa che non è normale. No? La famosa scena delle gemelle, no? Inquadrate in questo corridoio, tutto inquadrato centralmente perché le gemelle sono centrali.
il bambino sta al centro proprio della scena. Tutta la tappezzeria di base, in un certo qual modo, è precisamente disposta sia a destra che a sinistra. Questo nel cervello crea una sorta di disagio in maniera subliminale. Lui lo utilizza forzosamente in tantissime scene, tant'è vero che sono usciti anche diversi documentari che parlano di questa cosa qui. E quindi è bello vedere come, al di là del discorso proprio visivo, lui utilizza un certo tipo di inquadratura, un certo tipo di musica, un certo tipo di sensazione pittorica, anche dovuta ai colori che lui utilizza, che in sostanza generano nel nostro cervello in maniera subliminale dei messaggi, perché per lui non era solamente quello che vedevi, ma era quello che lui voleva trasmettere e quello che tu ricevevi in maniera subliminale. Anche l'uso della prospettiva è particolarmente enfatizzato, insomma, in Stanley Kubrick. Questo lui lo ha studiato bene, non soltanto per la fotografia, ma lo ha assimilato anche dalla pittura, naturalmente, che lui aveva avuto modo di studiare tantissimo. E lo applica in fotografia, appunto, proprio in questo formato, che è quello del cinema, che è appunto panoramico, in modo totalmente alieno rispetto a quella che è la fotografia, ripeto, perché comunque questa simmetria della composizione centrale di solito si trova in formato quadrato. E quindi produce comunque delle sensazioni molto forti e particolari nello spettatore. E proprio per questo che diciamo a tutti, andatevi a riguardare il film di Stanley Kubrick, specialmente Shining, però con questo tipo di informazioni, cioè per andare a vedere, guardiamolo puliti da, come dire, dei preconcetti, no? Come parlavamo prima, magari della percezione, certo, rispetto al vino o ad altre situazioni, guardiamolo privi di preconcetti, e quindi non solo dell'immagine che andiamo a vedere, di quello che succederà dopo, dell'immaginazione che andiamo, ma andiamo ad assorbire quello che realmente ci dà in tutti i sensi, tranne il tatto ovviamente, Stanley Kubrick nei suoi film. Ed è appunto forse questo il giusto approccio, perché l'interpretazione a volte dei film di Stanley Kubrick è complessa ed è anche discordante se andiamo ad interrogare il pubblico, perché naturalmente non tutti lo comprendono ad una prima visione, o comunque si interrogano continuamente sul reale significato appunto magari di alcune scene o comunque di alcuni film. Questo naturalmente immagino che sia un effetto voluto, considerando appunto il livello, insomma, l'adeguatura del regista, però proprio lascia anche questo spazio personale di interpretazione allo spettatore, anche se in realtà la sua, come dire, libertà creativa è molto vincolata, diciamo, alle arti a cui si ispira nella realizzazione del film, ma vincolata in senso positivo, è un'ispirazione ed è una base di partenza. Una delle altre arti a cui magari facciamo riferimento oggi è proprio la letteratura. Non c'è film, a parte i primissimi, ma non c'è film di Stanley Kubrick che non poggi su un libro. E quindi la letteratura, così come la pittura, così come la musica, in realtà entrano prepotentemente nella produzione di Kubrick, e a volte in modo, diciamo che è quasi una riproduzione, ma al millimetro anche del libro, sì, assolutamente fedele in tutto, parola per parola. La famosa scena ripetuta 93 volte, per esempio, di Eyes Wide Shut, è tratta dal libro Doppio Sogno di Arthur Schnitzler, che è il libro, un libro magico che ha fatto soltanto di sensazioni, in cui succede pochissimo, in realtà esattamente come nel film, e che appunto indaga una, diciamo, relazione di coppia, sono marito e moglie, naturalmente questo narra il film sostanzialmente, che nell'arco di una notte a seguito di un ballo in maschera rivelano sempre più parti nascoste, insomma, della loro vita magari interiore, delle loro, diciamo, del loro modo personale di aver vissuto delle esperienze comuni durante la vita matrimoniale, facendosi poi del male reciprocamente, quindi rivelando sempre qualcosa di più ad ogni passaggio del film, ma succede in realtà molto poco, però tutto quello che accade nel film in realtà sono anche dialoghi che sono ripresi in modo assolutamente fedele dal libro, ed ecco, quella ripetuta 93 volte è una scena, insomma, veramente centrale, perché è la scena di una rivelazione da parte della protagonista femminile che farà molto male al protagonista maschile. Io voglio rivedere assolutamente adesso Shining con questa questione della prospettiva. Guarda, è una cosa bellissima, sì. Nicola, veramente è da vedere, perché quel,
quel tipo di prospettiva. Tra l'altro, chi fa fotografia, ma anche per fotografia noi intendiamo anche quella che si fa su Instagram tutti i giorni, no? Certo. Chi fa fotografia veramente potrà scoprire delle cose molto interessanti dalla filmografia di Kubrick, perché è assolutamente un maestro non solo del cinema, come diciamo, ma della fotografia in se stessa. Basta anche vedere la sua primissima produzione, quindi, ma anche fotografica, di un Kubrick adolescente tredicenne che gira con la sua Graflex, che è la macchina fotografica che aveva ricevuto. E quindi stiamo parlando di una macchina fotografica grande più o meno come il tuo computer. Esatto, che era una macchina che fece epoca, perché comunque era portatile rispetto a quelle precedenti, ma che comunque era uno strumento abbastanza ingombrante, insomma, per quelle che, diciamo, sono, diciamo, per quelli che sono i nostri standard attuali, ma che avevano adottato tantissimi fotografi dell'epoca, perché era la novità tecnologica assoluta che aveva messo in condizione un numero incredibile di fotografi di girare e fotografare, tra cui anche Tina Modotti, ad esempio, che girava anche da sola per il Messico con la sua grafica. Magari sarà un altro di quei personaggi che andremo, no? Sopravvissuta, tra l'altro, girare nel Messico da sola. Esatto. Beh, da sola, quasi da sola, però magari sarà un'attività che... Sarà la mirrorless del tempo. Guarda, una donna come Tina Modotti non poteva girare da sola. Stiamo parlando di una donna bellissima e, okay, e con un carattere particolare. Quindi è stato fortunato, stiamo dicendo questo. Sì. E quindi ecco. Comunque, per chiudere il discorso di Stanley Kubrick, diciamo che lui, e voi avete citato Eyes Wide Shut, ed è proprio lì che purtroppo, a seguito di un problema cardiaco, muore durante il missaggio di questo film, che poi sarà il suo ultimo, anche se lui poi tra l'altro ha scritto parte della sceneggiatura di un altro film che è diventato famosissimo, che però ha girato un'altra persona, e quindi stiamo parlando di Schindler's List. E non tutti sanno che lui ha messo mani sulla sceneggiatura in maniera profonda. E comunque, appunto, questa è la sua carriera, finisce appunto con Eyes Wide Shut, dopo film comunque tutti famosissimi. Alcuni controversi, Full Metal Jacket, eccetera, però comunque sempre hanno sempre segnato, diciamo, il pubblico che comunque l'ha sempre amato, l'ha sempre cercato. Insomma, l'uscita di un film di Stanley Kubrick è sempre stato un evento nel mondo del cinema. Tra l'altro, poi Kubrick è uno di quei personaggi, citando il laboratorio di fotografia gratuito che stiamo tenendo, no, proprio in questi giorni, l'effimero e l'eterno, è uno di quei personaggi che, grazie a una cosa effimera, tra virgolette, come può essere magari una fotografia, è riuscita a diventare eterno. Beh, questo è un bel finale. Adesso mi vado a vedere questo Barry Lyndon, che io mi vergogno a dirlo, non l'ho mai visto. È un film difficile, nel senso che comunque ha la lentezza, come dicevamo, dei quadri, che vengono riprodotti uno dopo l'altro, ma con proprio quella, ho detto lentezza, ma quasi immobilità in realtà, anche dei personaggi, data anche la difficoltà di girare. Naturalmente. Beh, anche Odissea nello spazio è abbastanza lenta. Sì. Lascia spazio all'immaginazione, diciamo così, perché lui amava questo. Poi magari ci sono film un po' più veloci, tipo, che ne so, Shining, appunto, ecco, che è leggermente più veloce come fotografia, però magari, ecco, nasce da anche delle contrapposizioni, no? Con dei personaggi. In questo caso si dice che, per esempio, no, le prime immagini di The Shining siano una contrapposizione fortissima a Stephen King, che è quello che poi ha scritto, no, in realtà, il libro, che però lui all'inizio lo aveva in qualche maniera pensato in un'altra maniera. E Stanley Kubrick, nonostante seguisse in linea generale tutto quello che era stato scritto in maniera molto precisa, in questo caso, siccome c'erano delle piccole diatribe, ha voluto iniziare in un'altra maniera, mettendosi in una contrapposizione diretta con King, che era un altro personaggio, insomma, come dice il cognome, no? Abbastanza difficile. Bene, allora è stato molto interessante, abbiamo detto tutto, tantissime cose, imparo sempre cose nuove, quindi grazie mille, io qui sono l'essere ignorante che deve apprendere, come voi che siete dall'altra parte. Volevo solo ricordare che finalmente trovate lo show, diciamo il programma, proprio il podcast Officine Creative Italiane, sull'account di Istituto Italiano di Design su Spreaker,
A brevissimo, penso già questa settimana, sarà su Spotify finalmente, iTunes, quindi potete abbonare e seguire tutti i contenuti. Intanto la gente ci guarda. È stato bello anche questa volta e anche alla prossima a questo punto. Grazie Nicola, arrivederci a tutti. Grazie a tutti. Adesso poi ci rivedremo probabilmente già durante le vacanze di Natale. Volentieri.